Evviva il San Luigi Calcio! Altra verità, io devo dire con estrema soddisfazione e anche con gratitudine nel percorso in cui Di Piazza era sindaco assieme con Giorgio Rossi. Per il San Luigi, ma per tutta la città, lo sport è andato avanti veramente in maniera esponenziale. Con impianti, tutti i campi sintetici, con il Rocco, con il Greta, cioè, sono state fatte veramente cose che forse nessuno a Trieste col non se poi pensava di che potessero essere fatte. 350 ragazzi, una cosa straordinaria. Il passaggio in Serie D, una società seria, adesso dobbiamo intervenire per quanto riguarda i servizi e i bagni, interverremo, l'ho fatto nel primo mandato il campo, l'abbiamo rifatto nel secondo mandato. E come sempre bisogna darsi da fare e trovare le risorse, dopo tutti si lamentano per 0,25 centesimi di aumento sulle cose, però questi sono i risultati, 350 ragazzi che sono tolti dalle strade, è una cosa bellissima e grazie veramente anche alla società. Beh, innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a una società che ha vinto la sua Coppa dei Campioni, per il San Luigi Serie D è una soddisfazione enorme, così come per la città. Daremo una mano e entro l'inizio del campionato di Serie D faremo alcuni ritocchi agli spogliatoi e poi sezioneremo la parte esterna, quello che è la zona per ospitare le squadre, appunto ospiti, e poi c'è un lotto che sovvenzioneremo col credito sportivo in cui andremo a fare dei nuovi spogliatoi nella parte bassa per campo a 7 che sono in condizioni precarie e obsolete. Ciao, come state ragazzi? Allora, come state? Campioncini, tutto bene? Mi raccomando, dobbiamo andare in Serie A, eh? Ciao, ciao ragazzi.